Quando i residenti del borghetto dei pescatori hanno letto il cartello «Strada chiusa per lavori», hanno sperato che il rifacimento stradale interessasse anche il tratto che, subito dopo il cavalcavia, porta al mare. Purtroppo non è stato così. Il cantiere infatti ha interessato Via dei Pescatori tra Via Mar dei Coralli e il ponte che sovrasta la ferrovia, lasciando gli abitanti del borgo alle prese con la strada malorata. Se devono fare una cosa la dovrebbero fare dappertutto. Solo questo pezzetto qui hanno fatto, qui avanti da cavalcavia e poi fino alla fine, poi basta. Voi vi aspettavate che la rifacevano tutta? Non pensavo la faceva un po' più lontano, più meglio per dire. Potrebbero dare una svolta, ecco, no? Dove più ci sono degli avvallamenti, toglierli e spianarli, ecco. Quindi diciamo che era meglio se a questo punto la facevano. L'ho fatto tutto, sì, era meglio sì. C'è qualche buca, qualche avvallamento? Ce ne sono, ci sono, specialmente dove sono i calzonetti, andando in su ci stanno. Ci sono i buchi sulle strade, ci sono, no? Allora è un po' sempre pericoloso, poi la cova è un po' stretta, poi quando scendono giù, allora nessuno posso, non posso pensare non hanno fatto più lontano, no? Hanno fatto molto bene il tratto che va dal ponte, diciamo, dopo la Pineta, che va fino a Palocco. Quello l'hanno fatto bene, anche al ritorno, devo dire la verità. Manca solo questo trattino vostro? Sì, si vede che hanno finito i soldi, come al solito. In merito abbiamo sentito l'amministrazione del 10° municipio. Ha confermato che, almeno per il momento, i lavori non sono previsti. In realtà tutto il borghetto, che rappresenta un vero e proprio gioiello per Ostia, appare poco curato. Sicuramente la messa in sicurezza della strada avrebbe quantomeno migliorato il biglietto da visita, oltre a garantire una maggiore sicurezza ai tanti automobilisti di passaggio. E qui è proprio scordato da tutti. C'è la via che è piena di sterpaglia, non puliscono niente, ognuno fa il pezzo suo. E poi qui l'auto non ci passa più. Dicono perché è troppo pericolante per il ponte, invece passano camion, pullman, quello sì. Per abbellirlo bisognerebbe rifarlo tutto nuovo. A parte le casette che sono splendide, però l'hanno rovinata con gli anni. E nessuno pensa bene di dargli una sistematina.